Ciao a tutti ragazzi, sono io, Vink, ed eccoci qua con la quinta parte della guida di Inazuma Eleven 3 Fuoco Esplosivo. Continuiamo subito dopo la quarta parte, dopo essere usciti, diciamo, dall'aeroporto del Football Frontier International. Ecco che andiamo al campo di calcio della Raymond Junior High. Vediamo che succede, questi mi sembrano fatti brasiliani. Ecco che parlano con Mark e la sua ciurma. Vediamo cosa hanno da dire. Io non lo posso capire per la lingua giapponese, ma sta a voi vedere di che parlano. Tanto qua ci sono due ragazzine, diciamo. Continuano i dialoghi. Come sempre, non si può giocare in modo giusto a causa di tutti questi numerosi dialoghi. Qua ci mostrano alcune scene della tecnica brasiliana. E qua c'è l'allenatore Travis che ferma Harley e i brasiliani se ne vanno. Penso che siano i primi con cui ci dovremmo sfidare, ma non mi ricordo. È da tanto che non mi vedo l'anime di Inazuma Eleven 3. Intanto continuano i dialoghi, vediamo ora cosa dobbiamo fare. Ecco, si sblocca un obiettivo. Possiamo camminare e andiamo verso Silvia. E qui. Mettiamo sì e continuiamo. Qua c'è Austin che sta scappando. E guarda verso il campo dove c'è quello da capelli viola, se me l'avete capito, non ricordo il nome. Continuano ancora gli allenamenti, no, io non vedo l'ora di fare il mio primo incontro per passare il girone e andare così verso la finale contro i piccoli giganti, capitanata da Hector. Continuano, come sempre, i dialoghi. Attendiamo ancora. Vediamo adesso che succederà. Qua vengono quelli che sono stati scartati dalle selezioni, che vogliono aiutarli ad allenarli, penso. Tanto appare una schermata, c'è Ilman che dice qualcosa. C'è il gemello di Willy, poi c'è Todd, ecco che interviene Xavier. Si sblocca un nuovo obiettivo. Si chiama la freccia viola. Mettiamo sì. Se non ricordo male. Vediamo il fiume, vediamo. Ecco, infatti dovevamo andare al fiume. Sembrava di non aver sbagliato. Intanto c'è una sfida. Dopo aver vinto questa sfida, ci avventuriamo verso il fiume. Intanto qua questo vuole essere ingaggiato. Noi lo ingaggiamo perché, cioè, ci fa pena. Quindi possiamo continuare verso il fiume. Seguendo sempre la freccia viola. La freccia che è molto importante in questo gioco, che vi guida. Ecco, andiamo al centro, intanto qua c'è ci sono le due ragazze che, come vi ricordate, erano in Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve e Tempesta di Fuoco. E penso ci sia uno scontro con la loro squadra come allenamento. Io più o meno penso che sia che accada questo. Intanto vediamo un testa a testa tra le due. Una chiacchierata tra Silvia e Camilla. Sono tutti felici. Vediamo quello che ci vogliono dire. Si sblocca un obiettivo, parliamo con lei. Iniziamo pure. Ecco, come avevo già intuito, c'è la sfida come allenamento. Attenzione,
Prendiamo questa sfida, ecco qua. Con chi giocheremo noi? Giocheremo con Mark, Jack, Nathan, Thor, Harley, Xavier, lui, Janus, Jude, Austin e Axel. Vediamo chi ho in panchina. In panchina loro. Per il momento utilizziamo questa squadra che mi sembra abbastanza forte. Poi casomai cambiamo. C'è ancora Austin che mi sembra che non ha imparato le tecniche, quindi o ce l'ha, non ricordo. Continuiamo comunque. Con una serie di passaggi che ci viene bloccata. Che passa a lui. Ecco ad Austin. Mi blocca. Utilizza la sua tecnica. Ecco qui. La tecnica di Austin. Che abbiamo visto nei precedenti in Azuma Eleven questa tecnica. Ora non ricordo il nome. Proviamo un tornado di fuoco. Il fuoco livello 2, vediamo quello che succede. Utilizza la sua parata e c'è il gol. Ecco qui 1-0 per la Raymond, o in Azuma Japan come la volete chiamare. Ancora questa non è partita iniziale e continuiamo. Ancora al primo tempo 1-0. Una partita abbastanza facile, direi. Ecco che rubiamo palla con Austin. Passo ad Axel. Cerco di bloccarci, vediamo che succede. Utilizza la mossa. Lo spezza ginocchia. Io lo chiamerei. Gli arbitri non ci sono quando servono. Con Jack non ho intenzione di utilizzare la mossa. E andiamo avanti. Questo però me lo fischia fallo, quello non lo fischiava fallo. Vabbè, ragione voi avete. Ok, cerchiamo di rubare la palla con Austin, ma lei utilizza una sua tecnica. Cercavo di rubare la palla con Thor. Ecco Harley. Però veniamo bloccati. Ecco che riusciamo a passare. Passiamo a Xavier. Jude. Ecco ad Axel. Andiamo avanti, ma ecco che utilizza la sua mossa Bubble Gum, mi sembra si chiami. Una mossa abbastanza, diciamo, utile. Ma quasi tutte qui siano utili. Oh. Utilizziamo la tecnica di Thor. Vi ricordate Thor? Io c'era un modo per reclutarlo nell'Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve. Qua fischiano ancora falli, forse perché sono ragazze e noi ci stiamo spezzando letteralmente le gambe. Utilizziamo Thor con la sua tecnica, che è a livello 2 come potete ben vedere. A Xavier, ecco a lui. Passiamo ad Austin. Come ben potete vedere, non ha mosse, perché se l'avrebbe già avremmo, saremmo 2 a 0. Lei utilizza mosse, come era prevedibile, la blocca la palla. Austin imparerà molto, diciamo, in una partita, non ricordo quale, imparerà la sua mossa. Loro utilizzano Furore. Lo utilizziamo anche noi. Entriamo in scivolata. La mossa di quella fa fiasco. Passaggio troppo lungo. Sbaglio, appunto, il passaggio. Ecco, Victoria lei si chiama, per chi non lo sapesse. Ecco Harley, proviamo a rubare la palla. Vedo che ci riusciamo. Un ottimo difensore Harley, ma qua l'arbitro fischia. Ecco
Vediamo che succede. Finisce qui il primo tempo, andiamo adesso al secondo tempo. Ma 8% possesso palla. Ecco che si parte dal centro con Girls All Star. Vediamo. Rubiamo la palla e proseguiamo verso la vetta. Ecco Axel, Xavier, Austin. Andando, finisce il furore non è servito a nulla. Utilizziamo la mossa di, ecco, Austin per riuscire a passare. Ecco che passiamo. Axel è un po' stanco. Utilizziamo la mossa di Janus. Ecco un tiro abbastanza potente degli alieni. Che vedevamo in Inazuma Eleven 2, bufera di neve, la mia guida, per chi non se la, per chi se la fosse persa, consiglio di andare a vedere, c'è anche una playlist sul mio canale YouTube, dove potrete vedere tutta la guida ufficiale e completa. E qui ho dato il gol 2-0. Mi stiamo massacrando, ma voi direte, sono ragazza, esatto, sono ragazza. Il calcio non fa per loro. Si continua. Cambiamo Axel con Sean, Caleb con lui e proseguiamo. Ho fatto un cambio perché Axel era abbastanza esausto, anche Austin mi pare esausto. Intanto rubiamo la palla con Caleb, ho fatto un'ottima scelta a sostituirlo con quello dai capelli viola. Questa è la scivolata micidiale, ma penso infatti come c'era da aspettarselo poteva dare un fallo. Continuiamo intanto. Proviamo a rubare palla con Harley. Lei utilizza la bubble gum. Rubiamo palla con di nuovo la bubble gum. Facendo cadere sul suolo Harley. Andiamo con la mano di luce, penso sia. Ne ho utilizzato un pallonetto e ci ha preso per il fondelli. Intanto la mossa viene intercettata da Jack, che utilizza il suo muro per bloccare il tiro. Intanto cerchiamo di passare Victoria, ma lei utilizza la sua mossa, la torre, non ricordo come. Una mossa abbastanza potente, ricordo quando lei era nella nostra squadra. Proviamo con una semplice presa. Vediamo se il gol o no. Penso di averla parata, infatti ecco qui Mark che para, senza utilizzare una nostra tecnica. Andiamo avanti, passo ad Harley, ma la palla viene intercettata. Cerchiamo di rubare palla, tanto a lei. Ecco la mossa di Xavier. Ruba la palla e si va. Veniamo bloccati nuovamente. Victoria ci frega la palla. Andiamo intanto con Jude Sharp, superando con l'illusione ottica Victoria e andando avanti verso la porta. Tanto vediamo Austin come esausto. Ho sbagliato, dovevo cambiare anche lui, ma la mossa non la posso utilizzare e proviamo una scivolata. Ecco che rubiamo la palla. E qua i fischi dell'arbitro sono insistenti, diciamo. Poi andiamo Austin, mettiamo. No, non ci mettiamo a nessuno ormai. Continuiamo.
Sono ormai tutti stanchi. Vediamo qua la mano di luce grado 2 di Mark Evans. Ormai il secondo tempo è finito, intanto la mossa viene intercettata. No, non viene intercettata. È il pugno, non è la mano di luce, scusate. Riusciamo a spazzare via questa pallonata e ormai appunto il secondo tempo finisce qui e noi vinciamo questa partita 2-0. Un ottimo risultato direi, loro hanno avuto in questo secondo tempo più possibilità diciamo, infatti hanno avuto 51% possesso palla, intanto vediamo poi come aumentano i livelli. Non capisco che vogliono. Dovevamo parlare solo con Victoria e partono di nuovo una serie di dialoghi abbastanza importanti. Intanto vengono chiamati da qualcuno, vediamo di chi si tratta. Sono i tre veteran di Bidelli. Uno di loro faceva da autista al bus in Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve. Continuiamo pure. Vediamo, l'obiettivo si sblocca, dobbiamo seguire la freccia viola. Vediamo dove dovremmo andare, teoricamente. Proviamo al campo di calcio. No, non è qui. Vediamo all'aeroporto. Nemmeno. Come al all'ingresso del Football Frontier, eccolo infatti dove dovevamo andare. Ecco, c'è Travis e il signor Raymond, padre di Nelly. Qua c'è tutta la squadra, ha completo con i due manager, i tre manager, e c'è pure Camelia. Qua c'è la conferenza del Football Frontier International, che sarebbero i nostri cosiddetti mondiali di calcio. Ci sono qua infatti, come potete vedere, le selezioni, gli accoppiamenti, come li vorrete chiamare, tra tutte le squadre. I sorteggi. Appunto i cosiddetti accoppiamenti, vediamo noi con chi capiteremo. Qui continuano i dialoghi. Qua ci tendo Camelia con dove fa vedere appunto il tabellone. Continuano a parlare. Penso che presto si concluderà il secondo capitolo di questo gioco e poi potremo scontrarci per la prima partita dei mondiali. Andando ancora presto per terminare qui questa parte, continuiamo. Seguiamo la freccia viola, come sempre, la nostra sorta di guida. Andiamo intanto alla Raymond, penso al campo di calcio. Ecco, come anticipato, anche se non so bene il giapponese, ma mi potevo immaginare. Qua c'è andato l'allenatore Travis, che parla con i giocatori che convocano Inazuma Japan. Qua accadono vari dialoghi. E vediamo quello che succede. Senatore Travis, come vedete, se ne sta andando. Qui c'è Camelia che segue suo padre, ma come molti di voi penso sapranno guardando l'anime, Camelia non è altro che la figlia adottiva di Travis. Ha avuto un incidente, i suoi genitori sono morti e lei era in ospedale.
Visto che dobbiamo parlare con Camilla, diamo il sì. Seguiamola, vediamo dove ci porta. Sono nelle loro stanze, tutti i giocatori degli Azuma Japan, stanno parlando da tipo loro, si allenano. Ecco qui Jude, Mark, Jan, Sassi, Jack, c'è intanto Travis e Camilla. Ecco che Camilla dà alcune, smette a parlare un po'. Ecco che interviene Caleb. Caleb che, come ben sapete, Jude non sopporta, dopo che ha fondato la nuova Royal Academy, essere il capitano della nuova Royal Academy, dove all'inizio c'era Jude. È rimasto molto deluso da questo, dal Re Dark, che lo ha addestrato fino a farlo diventare come ora. Intanto vediamo Xavier ed Harley. Harley che è un gran surfista, mi sembra si trovi in Hokkaido. Qua c'è ancora Mark che gira intorno alla sua stanza e i dialoghi continuano. Io voglio giocare, ma non mi permettano questi dialoghi di farmi giocare. Ecco qui finalmente si sblocca un obiettivo. Penso dovremmo scendere le scale. No, non dobbiamo scendere. Tanto qua c'è un baule, lo apriamo intanto. Ok. Poi continuiamo. Tanto tre studenti, c'è un altro baule, noi lo apriamo. Ecco qui, dove dovevamo andare? C'è Silvia, ragazzo che utilizzerà dei poteri altamente formidabili. All'inizio non saprà giocare a calcio perché sbaglia quasi tutto, ma alla fine vedremo il suo potenziale. Entrano in quella stanza insieme a un suo amico, penso sia con l'allenatore Travis. C'è Jack che brontola, brontola, e noi ce ne andiamo, tranne Mark che resta lì e poi ritorna a casa. Qua intanto vediamo un dialogo tra lui e il suo amico che parlano tra di loro. Per chi non lo sapesse, questo dei capelli viola era un teppista, per così dire. Presto abbandonerà questa vita di strada. Ecco che ritorna e noi ci vediamo nella prossima parte della guida di Nazuma Eleven 3 fuoco esplosivo. Da Pechino qui è tutto.